Attigua alla torre campanaria del Duomo di Sant'Andrea Apostolo di Carrara troviamo l'edificio della Canonica, che con il resto delle opere presenti completa in modo elegantemente armonico il complesso monumentale. La casa canonica è destinata alla residenza dei sacerdoti con funzione di parroci di una determinata chiesa. L'origine di questo tipo di abitazioni risale al Medioevo, in particolare alla riforma dell'XI secolo, in cui si tentò di proporre un modello di vita comunitaria, talvolta monastica, anche al clero secolare. In questo edificio risiedevano anticamente i canonici del priorato di San Frediano, che in tempi passati avevano in cura la gestione del Duomo. La chiesa abbaziale di Sant'Andrea anticamente dipendeva dalla diocesi di Luni e fu ceduta nel 1151 ai canonici della chiesa di San Frediano di Lucca dal vescovo Gottifredo II. La donazione venne confermata da Papa Eugenio III e riconfermata dal vescovo Gottifredo il 3 dicembre dell'anno successivo. I canonici di San Frediano gestirono il Duomo di Carrara a partire dal 1204, acquisendo anche la chiesa di San Pietro di Avenza. Esenti di fatto dai tributi ordinari e autonoma in ordine alle nomine dei benefici, la pieve dipendeva invece regolarmente dal vescovo di Luni per tutti gli altri atti relativi agli aspetti liturgici, pastorali e istituzionali. L'ambiguità della situazione indusse i canonici di San Frediano attorno alla fine del XIV secolo a ritenere il loro priorato totalmente indipendente dalla giurisdizione lunense, affermandosi come priorato nullius diocesis. Ciò creò continui contrasti con il vescovo di Luni fino a quando una sentenza della Sacra Rota del 1768 decretò che Carrara e le sue dipendenze appartenevano a tutti gli effetti alla diocesi di Luni. Il 12 ottobre 1770 la principessa Maria Teresa allontanò i canonici lateranensi e il vescovo diocesano Monsignor Giulio Cesare Lomellini, su delega di Papa Clemente IV, decretò che Carrara tornasse alla diretta dipendenza della diocesi di Luni-Sarzana. Nel 1770 il vescovo di Luni-Sarzana, in esecuzione della bolla emanata da Papa Pio VI il 15 settembre 1775, elevò la chiesa al titolo di collegiata insigne. La canonica del Duomo di Carrara oggi si presenta su due piani. Venne edificata nel 1549 ad opera di Martino dei Civitali, facente parte dei canonici regolari di San Frediano di Lucca, che fu priore della chiesa di Sant'Andrea Apostolo tra il 1534 e il 1550. Di questo se ne trova testimonianza sulla facciata, al piano terreno, dove è posta l'antica lapide in marmo. Il priorato di San Frediano, di cui faceva parte Martino dei Civitali, era un'antica congregazione di chierici e uno dei principali centri di vita canonicale dell'XI secolo, con numerose sedi. Esso non fu propriamente un monastero, ma un ente ecclesiastico dove alcuni sacerdoti facevano vita in comune seguendo la cosiddetta regola di Sant'Agostino, una serie di norme che, come dice il termine, regolano la vita monastica di numerose comunità di consacrati dal V secolo fino ad oggi. Quando Anselmo da Baggio, vescovo di Lucca, venne eletto papa nel 1061 con il nome di Alessandro II, accordò ai canonici di San Frediano la sua protezione apostolica e li chiamò in Laterano. Nel 1106 Papa Pasquale II affidò loro la parrocchia annessa alla Basilica Lateranense. Fu così che nel 1153 Papa Anastasio IV rese il priorato indipendente dalla casa madre di Lucca. Prima del 1549 la canonica si trovava nella casa medievale posta sul lato sud-ovest della piazza di fronte al portone di San Giovanni. Si tratta di un edificio in marmo che il primo estimo di Carrara indicava come monosolariata, ossia ad un piano solo con porte ogivali e formelle scolpite in basso rilievo. Tra queste si trova una figura di donna nuda nell'atto di coprirsi con le mani le parti intime. Secondo gli studiosi si tratterebbe dell'allegoria del pudore e starebbe ad indicare il luogo in cui si tenevano i pubblici processi o venivano punite le donne cosiddette di malaffare. Di certo si sa che questa struttura fu eretta sul finire del XIV secolo divenendo la casa canonica con annessa la sagrestia, essendo collegata direttamente al Duomo mediante un portico oggi non più presente.
Da un attento studio compiuto negli anni 60 dall'architetto Dante Petrucci sono emersi anche numerosi particolari, tra i quali caratteristici anelli in ferro posti in basso tra gli archi. Non si tratterebbe di punti in cui poter legare i cavalli durante la sosta, ma di luoghi in cui incatenare le sgualdrine. Nel 1417, quando il monastero di San Frediano fu incorporato alla congregazione lateranense, la canonica del Duomo passò al comune di Carrara, che qui stabilì la sua sede e venne restituita dopo il 1770. Il 26 febbraio 1946, su istanza dell'allora vescovo diocesano Monsignor Carlo Boiardi, la Sacra Congregazione Concistoriale, su ordine di Papa Pio XII, decretò il ripristino della collegiata nel Duomo di Carrara, elevando la propositura di Sant'Andrea Apostolo a rango di abbazia mitrata, con la prima dignità del capitolo riservata all'abate. L'ultimo grande riammodernamento esterno ed interno della casa canonica fu compiuto tra il 1959 ed il 1963. Fu in quei momenti che durante il rifacimento della facciata vennero alla luce pitture nascoste. Grazie al generoso contributo del signor Dario Cafaz, che si accollò l'intera spesa, e alla magistrale competenza del professor Palmiro Verzoni di Cremona, vennero recuperati quattro medaglioni dipinti negli specchi della facciata, inquadrati tra le finestre del primo piano. Questi grandi dipinti hanno un diametro di quasi 2 metri e raffigurano stemmi gentilizi di ordine civile ed ecclesiastico di personalità del tempo legate alle vicende del Duomo di Carrara. Queste pitture di ottima fattura sono di stile cinquecentesco, anche se lavorate con la superficie dell'intonaco levigata, tecnica utilizzata nel secolo precedente. La loro forma circolare, che si alterna alle linee rettangolari delle finestre, determina uno squisito ritmo di notevole valore estetico. Nel 1999, un'attenta ricerca storica condotta da una società di Vittorio Veneto ha permesso di individuare con precisione l'attribuzione di ciascuno stemma. Da sinistra troviamo lo stemma di uno dei vescovi di Lucca, che la terminologia araldica descrive con scudo inquartato con fasce nere e bianche, con braccio e mitria come pezze araldiche in campo rosso. Il secondo stemma appartiene al cardinale dei Medici, con uno scudo inquartato a croce rossa su rosa in sbarra bianca su viola e 6 palle su fondo marrone come pezze araldiche. Il terzo stemma appartiene invece ai Marchesi Malaspina, con uno scudo troncato semipartito di colore rosso-arancio con reticolato di spine in campo giallo. Nell'ultimo medaglione invece è riportato lo stemma appartenente ai Chierici Regolari, con uno scudo inquartato a meandri bianchi e rossi, con passi su fondo azzurro con ghirlande di foglie e fiori. Ciascuno dei medaglioni è inquadrato in una cornice dipinta con rami di olivo. Al centro è posto il portone principale di accesso all'edificio, inquadrato da un bel portale in marmo del Cinquecento, il cui architrave è sormontato da un'artistica trabeazione a motivi classici. A sinistra della porta principale è posta la bella lapide commemorativa del grande giubileo dell'anno 2000, in cui tramite l'abile inserimento di marmi policromi a rilievo è ricreato lo stemma dell'anno santo di inizio millennio. Al piano superiore si accede tramite un'ampia scala in marmo massello, alla cui base, durante i lavori di restauro del 1963, emerse un'antica lapide marmorea, probabilmente coeva alla costruzione del fabbricato. Le graziose balaustre poste a corredo di ciascuna finestra sono in marmo bianco e si ritrovano specularmente nella facciata interna. Da sottolineare inoltre alcuni marmi scolpiti utilizzati come stipiti di una delle porte interne dei locali ad uso amministrativo. Al piano terreno, oltre ai diversi vani destinati alle attività parrocchiali, è situato l'archivio abbaziale, contenente volumi che partono dal 1539.
L'archivio del Duomo di Carrara subì una consistente sottrazione di manoscritti nel 1770 ad opera dei canonici regolari di San Frediano di Lucca che, una volta espulsi, portarono con sé, presso la sede di Lucca, tutta la documentazione prodotta fino ad allora, eccetto i libri canonici. Si segnalano anche sottrazioni di archivi di enti religiosi dipendenti dalla parrocchia operate durante gli anni dell'occupazione francese, a seguito delle soppressioni decretate in quel periodo. Con il ritorno di Maria Beatrice d'Este negli stati di Massa e Carrara, le carte relative all'amministrazione degli enti soppressi furono parzialmente restituite e confluirono nell'archivio dell'economato ecclesiastico. L'ampio cortile che si estende davanti alla casa canonica è rivestito in pietra lavagna e costeggia sul lato nord la massiccia torre campanaria che si innalza a sinistra del fabbricato. Sul lato ovest il piazzale circonda la parte absidale del Duomo, delimitando con un'ampia cancellata in ferro l'accesso dalla piazza. A ridosso del campanile, in una graziosa aiuola, troviamo la grande scultura in marmo bianco raffigurante la maternità di Maria, opera della scultrice thailandese Ussani Kulferk ed eseguita presso gli studi Nicoli di Carrara con il marmo della cava Gemignani Vanelli nel 2007 e donata al Duomo di Carrara dalla famiglia Gastone, Allegretta e Liliana Raggi Garbati. L'arte scultorea di Ussani Kulferk esprime una creatività che trae origine dallo studio dell'armonia nella forma e dalla costante ricerca nel far affiorare la bellezza più pura, affinché lo sguardo possa goderne i piaceri percorrendo i delicati equilibri di figurazioni femminili appena accennate. Sul lato opposto del piazzale, a destra dell'ingresso principale alla canonica, è posta una pregevole opera barocca in marmo bianco del XVII secolo, raffigurante Santa Apollonia, ritratta con il volto rivolto verso il cielo e le braccia allargate protese verso il basso, con un manto dall'ampio panneggio che scende fino ai piedi. La casa canonica con le relative pertinenze si inquadra in maniera esemplare con il resto del complesso abbaziale, risultando anche un piccolo ma grazioso spazio verde all'interno del centro storico cittadino, arricchito da opere antiche e moderne che convivono mirabilmente in un'armoniosa eleganza, sapiente amalgama di stili che non contrastano tra loro, ma anzi sembrano arricchirsi vicendevolmente.